90, è una panoramica sulle caratteristiche nuove dell'hardware e del software. Questo è il primo di una serie di corsi che poi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi verranno pianificati, andando sempre più nel dettaglio anche tecnico dei singoli argomenti. Il corso più o meno, la presentazione durerà circa 60 minuti del vostro tempo, però spero che sia sicuramente utile anche per sviscerare aspetti o domande che potete avere. Se siete tutti d'accordo possiamo iniziare e vedere i quali argomenti più nel dettaglio. Inizierei con una panoramica sull'evoluzione della T550 per autobunte. Probabilmente qualcuno di voi ha avuto modo già di conoscere la prima Track 1 nel 2008, derivata principalmente dalla testata da deposito. Aveva un box molto grande e utilizzava lo stesso hardware utilizzato anche nella versione Terminal. Nel 2010 è stata rilasciata la Track 2, che aveva buona parte dell'hardware in comune alla Track 1. Aveva una scheda di alimentazione dedicata, aveva un box nero che era più piccolo e più compatto e manteneva però molte parti dell'hardware in comune con la precedente versione. Quest'anno viene rilasciata la Track 3, che come vedete nella foto è sempre composta da due elementi, però è simile, ma tutte le parti hardware sono state riprogettate. Poi vedremo meglio nel dettaglio. Potete vedere innanzitutto che il box è ancora più piccolo e il pannello dell'operatore si differenzia molto dal pannello della Track 2 e dal pannello del deposito. I motivi per cui è stata riprogettata una nuova versione derivano da tutti i ritorni che abbiamo avuto, principalmente anche da voi. I punti su cui si è lavorato fondamentalmente sono la robustezza, la facilità di utilizzo e di manutenzione, nuove funzionalità e nuovi servizi collegati al dispositivo. Per quanto riguarda la robustezza, si è agito sia nella parte elettrica che nella parte software che nella parte meccanica. Giusto per darvi un'idea, per quanto riguarda la parte elettrica sono stati ridotti il numero di connessioni interne, più o meno dimezzati i cavi tra le schede. Questo è importante perché i cavi rappresentano uno degli ingressi principali di disturbi elettrici, quindi avendoli diminuiti come numero abbiamo reso il prodotto più stabile. Per quanto riguarda la parte di alimentazione è stato introdotto un doppio filtro per diminuire i disturbi elettromagnetici. E ultimo punto importante, è stata migliorata l'efficienza della comunicazione verso il display. Probabilmente vi è capitato in passato, sia sul deposito sia nelle installazioni su autobunte, di avere avuto modo di vedere messaggi offline o messaggi simili. Quei messaggi sapete bene che dipendono dalla comunicazione col display. Avere migliorato di 11 volte la connessione tra CPU principale e display significa avere reso 11 volte più robusta anche la linea di comunicazione. Per quanto riguarda il software, sono state dedicate 1200 ore di debug. Sono state rilasciate 74 versioni prima di ottenere la prima release stabile e rilasciata esternamente. Questo vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro per rendere il prodotto più robusto da un punto di vista anche di bachi del firmware fin dalla prima versione. Oltre alle prove interne, chiaramente è stato fatto anche un field test su 3 autobotti con configurazioni miste e in 150 giorni non sono stati riscontrati difetti di alcun tipo o debolezze dal punto di vista dell'hardware o del software. Dal punto di vista della meccanica abbiamo rimosso i relè, questo perché nelle installazioni a batteria non sono poi così necessari, lo sono nelle installazioni da deposito, ma non sono autobot, sono stati sostituiti con delle uscite a transistor. I relè sono una parte meccanica che ovviamente ha un'usura e in passato abbiamo visto che sono le parti più delicate di alcune schede. I connettori sono stati cambiati. Abbiamo utilizzato connettori di un tipo differente, sempre a vite però con una tenuta molto più robusta per evitare che con le vibrazioni potessero sfilarsi o comunque creare dei falsi contatti.
quanto riguarda la tastiera, abbiamo adottato una doppia sigillatura per prevenire i problemi di umidità che in certi tipi di ambienti potevano formarsi all'interno della custodia. Sulla facilità di utilizzo siamo intervenuti sia per quanto riguarda l'interfaccia dell'operatore, sia per i menu di configurazione. Come vedrete, il layout dell'interfaccia per l'autista è stata ridisegnata utilizzando anche degli elementi grafici, tra cui anche delle icone. I numeri sono più grandi, quindi i font sono molto più visibili. E per quanto riguarda la tastiera, ogni pulsante adesso è associato a un'unica funzione. In questo modo è stato reso tutto molto più semplice ed intuitivo. Per la configurazione abbiamo ridisegnato i menu di configurazione, il settaggio dei parametri e dei test. C'è un setup guidato, lo vedremo più avanti, che permette in pochi passi di configurare la maggior parte dei parametri. Sulla parte delle connessioni, i connettori sono serigrafati. Questo vuol dire che riceverete i cavi con i fili, con un'etichetta, e ovviamente è univoca, cioè il filo avrà un nome e andrà nel buco con lo stesso nome, quindi in questo modo si riducono le possibilità di errori nel cablaggio. L'ultima cosa importante da dire sulla configurazione è che anche in caso di quello che probabilmente conoscete, il factory reset, cioè l'azzeramento per ponticelli della scheda principale, i dati non verranno persi, cioè c'è la possibilità di scegliere se cancellare tutta la memoria o mantenere le copie di backup, quindi totalizzatori, parametri. E questa è un'altra cosa molto importante perché ha rappresentato un punto delicato in passato. Vedremo anche nuove funzionalità e nuovi servizi inclusi nel programma. Qua potete vedere alcune parole che poi saranno più chiare avanti durante la presentazione, tra cui GPS, connettività, inventario, ma molti di questi servizi sono stati pensati anche per i centri di assistenza e non soltanto per l'operatore. Ok, possiamo dare un'occhiata veloce, giusto una panoramica legata al nuovo hardware, perché almeno vedete quanto è diverso rispetto alla Track 2. L'architettura è rimasta la stessa, cioè abbiamo due unità, il box principale e il pannello operatore. Il box principale che è utilizzato sia come supporto per la stampante, se necessario ovviamente, che non si vuole montare remotata, separata, ma è possibile metterla ancora sul box principale. Si utilizza come rack per le schede, può essere utilizzata anche come cassetta di derivazione perché sul fondo ci sono 10 fori per far passare i cavi. Ovviamente include anche la possibilità di avere un pacco batteria interno per il conteggio da spento. Nell'operatore resta da poter essere montato anche in zona pericolosa, comprende il display, la tastiera e all'interno l'interruttore metrico per l'accesso in taratura. Il box principale è cambiato rispetto alla Track 2, anzitutto perché è più piccolo. Le dimensioni sono il 20% in meno. È possibile montare massimo due misuratori. Nella Track 2 il limite era 4, il limite teorico. Nella realtà i casi di installazione con più di due contatori sono stati pochissimi nell'arco di 4 anni, per cui si è preferito privilegiare le funzioni e la capacità di calcolo della CPU, del processore, per gestire al meglio due misuratori piuttosto che avere buone prestazioni però per 4 misuratori, che alla fine era un'applicazione molto molto rara. I connettori sono tutti a vite. Sono stati rimossi i connettori della seriale di T9 perché nella realtà è che in campo uno ha il cacciavite ma non ha il saldatore per poter saldare i fili sul DB9, quindi nella realtà era considerato un elemento fastidioso. Sono visibili i LED di diagnostica della CPU senza rimuovere il carter frontale. Anche questo è un piccolo miglioramento però che aiuta a fare una diagnostica sulla testata. Come dicevo prima, poi ci sono anche le serigrafie che aiutano nel cablaggio dei singoli morsetti. Per quanto riguarda il pannello, è cambiata anzitutto la visibilità. I font sono più grandi, sono 2 cm di altezza rispetto al 1,6 cm prima, che sembra poca cosa, però quando la vedrete accesa capirete che l'aumento di leggibilità è considerevole. La tastiera ha in tutto 29 pulsanti, cioè 16 sono pulsanti reali, più ci sono 13 seconde funzioni,
potete vederla nella slide in basso, che sono quelle iconeggiate. In pratica la funzione è simile a quella che alcuni tasti già avevano nella 3.2, però è stata ampliata con 13 funzioni nuove. Abbiamo il tasto di start e di stop bene in evidenza, lo vedete nella foto di sinistra, in verde e rosso, e fanno solamente la funzione di start e di stop, quindi sono spariti i tasti funzione generici F1 e F2 della track precedente. La sensibilità della tastiera è stata aumentata del 70%, questo vuol dire che il tempo di risposta alla pressione del tasto è stato molto migliorato. Ci sono icone, ci sono elementi grafici che migliorano anche l'atto sull'utilizzatore. È possibile vedere due misuratori sullo stesso display. Questa è una funzione che nella track 2 era disponibile fondamentalmente nel programma Gravità. Gli altri programmi richiedevano di montare un display per ciascun misuratore. Con la track 3 è possibile utilizzare un solo display per gestire entrambi i misuratori in tutte le versioni di programma. Infine, un'altra funzione interessante è quella di poter clonare il display o in un secondo LKI di ripetizione, ma ripetizione reale, vuol dire che uno può usare un display o il display di ripetizione indifferentemente, anche per controllare, per vedere i menu, per tutto, oppure poterlo clonare su un dispositivo portatile, un tablet, un portatile o in alcuni casi anche dall'ufficio da remoto. Un'occhiata all'interno del cestello, questa è la scheda rossa, che è la CPU ed alimentazione assieme. Vedremo che le schede hanno ognuna un colore diverso, questo anche per facilitare, sicuramente impareremo comunque a distinguere le schede indipendentemente dal colore, però è un altro segnale per facilitare anche la manutenzione. La scheda rossa è la CPU, include anche le funzioni di alimentazione, quindi delle due schede precedenti sono state messe assieme, riducendo le connessioni interne che si diceva all'inizio, quindi senza i cavi di interconnessione che potevano essere fonte di disturbi. In questo caso è tutto su un'unica scheda, con doppio filtro EMC per i disturbi elettromagnetici. È stato migliorato anche il consumo per il conteggio d'aspetto. L'autonomia raggiunge 50 giorni. È disponibile una terza porta seriale, pensata per collegare dispositivi esterni, come ad esempio antenne GPS. Le uscite non sono più a relay, come si diceva prima, ma a stato solido. E un'altra caratteristica interessante è che il numero di serie è memorizzato anche dentro la scheda. Non è solo visibile con un'etichetta adesiva, ma è proprio memorizzata nella memoria, quindi dalla pagina di test hardware o in remoto, quando l'applicazione ha un concentratore o altri dispositivi, è possibile leggere i numeri di serie di tutte le schede montate sulla testa. La scheda verde è la CMOD. I nomi delle schede sono stati modificati anche per evitare fraintendimenti. Comunque, resta di fatto la vecchia scheda CMOD, che sarà disponibile in due versioni. La versione con la compensazione di temperatura e la versione senza, per tutte quelle applicazioni che non richiedono l'utilizzo della PT100. Anche in questo caso i relay sono stati tolti e è stata migliorata il tempo di reazione per il controllo delle valvole. Questo si traduce in un miglior raggiungimento di precisione sul predeterminato. Inoltre il supporto per il misuratore massico è stato esteso, cioè indipendentemente dal tipo di misuratore volumetrico, un PT o massico, è possibile ottenere sempre l'equivalente di volume, passare a un volume compensato e a un peso e viceversa, cosa che prima invece non era possibile. Anche per questa scheda il numero di serie viene memorizzato all'interno della memoria ed è possibile leggerlo attraverso un concentratore o sulla pagina di test hardware. L'ultima scheda è la scheda di I.O. Nella vecchia track 2 le schede erano massimo 2, era possibile aggiungere due schede di I.O. per avere 24 uscite. Avendo rimosso i relay e avendoli sostituiti con delle uscite a transistor che sono molto più piccole, abbiamo messo 24 uscite in un'unica scheda. Quindi ci sarà una sola scheda di I.O. da poter montare che includerà tutte le 24 uscite. Uscite ovviamente a stato solido ed essendo 24, l'alimentazione
viene fornita esternamente. C'è un connettore su questa scheda, che nella foto è il connettore verde, dedicato ad alimentare le uscite. La scheda, proprio perché deve gestire un numero elevato di I/O aggiuntivi, ha un doppio microprocessore. Questo permette di avere un tempo di reazione molto molto veloce. Riguarda il software, innanzitutto la schermata è stata ridisegnata. Questa è la schermata principale che vede ovviamente l'autista, l'operatore. Quello che si nota subito è la grandezza del font rispetto al resto. Ovviamente la parte in alto è in grande e parziale. Ci sono 5 cifre per la parte intera e 2 cifre decimali. Chiaramente la parte decimale può essere nascosta a seconda della configurazione. Qualcuno chiaramente la vuole vedere, qualcuno preferisce nascondere i decimali. Il totalizzatore, che è subito sotto, resta ad 8 cifre intere, chiaramente con la possibilità di stampare, volendo, anche i decimali del totalizzatore, però sulla visualizzazione resta la parte intera, che è quella più significativa. Scendendo c'è l'indicazione della portata e informazioni aggiuntive come temperatura, predeterminato, prezzo, tutta quella parte aggiuntiva di informazioni è nella parte col font più piccolo. La prima riga indica il misuratore attivo e il prodotto selezionato. In questo caso c'è Meter 1 perché è il numero del primo prodotto e il numero del primo prodotto. Sulla sinistra in alto è possibile vedere delle icone. Le icone cambiano in base allo stato del misuratore. In questo caso che c'è la schermata con un menu aperto ma non c'è un'erogazione in corso, l'icona indica questo stato, diciamo, a riposo. Andando in erogazione o a seconda dell'operazione, l'icona cambia, quindi è possibile vedere subito a colpo d'occhio in quale stato si trova la testata. I numeri sono sempre visibili, mentre nella Track 2 e nell'altra versione della T550 poteva capitare che dei menu, dei messaggi o qualunque pop-up si aprisse e andasse a coprire parte dei numeri metrici. Con la Track 3 l'interfaccia è stata proprio ridisegnata, per cui i numeri sono sempre visibili. Per quanto riguarda invece menu oppure caselle di inserimento dei numeri, tutta la parte non metrica resta limitata, confinata a quello che vedete anche nella foto, dove c'è il menu aperto con tutte le varie voci. Il resto non può essere mai sovrascritto. Ovviamente durante la modalità di lavoro, in modalità di taratura la grafica è diversa, per cui ci sono altri tipi di schermate. L'ultima riga in basso è quella preposta ai messaggi di guida, di help per l'operatore, come un po' c'è stata anche nelle altre versioni della 1550. Una cosa che è cambiata è che durante l'erogazione è possibile scorrere tra le varie voci, cioè nella Track 2, nelle altre versioni della T550, se ricordate, ci sono dei box che è possibile personalizzare, che sono i box di destra. Quindi nella parte di sinistra ad esempio avete il volume ambiente e il totale ambiente, nella parte di destra potete mettere il volume compensato ad esempio. Però facendo così non potete vedere anche il prezzo, non potete vedere anche il peso. Invece con la Track 3 queste informazioni possono essere fatte scorrere sulla schermata utilizzando le frecce. In pratica è come se ci fossero più pagine ed ogni pagina è dedicata a una singola, a un singolo valore. Ad esempio la prima pagina è del volume ambiente, la seconda è del volume compensato, la terza è del peso e così via. Le singole pagine possono essere nascoste oppure rese visibili tramite dei parametri, che qualcuno magari vuole vedere soltanto certe informazioni e nasconderne altre. Allo stesso modo è possibile scegliere su quale pagina posizionarsi in automatico all'inizio di un'erogazione. Qualcuno magari vuole vedere solamente il compensato e quindi può saltare direttamente e rendere quella pagina la prima accessibile durante l'erogazione. Allo stesso modo è stato ridisegnato anche il cartellino. Il limite
dei programmi precedenti era che la stampante era gestita in modalità di testo, cioè era possibile stampare solamente dei caratteri, un po' utilizzando, per capirci, la modalità come se fosse una macchina da scrivere. Con la Track 3 è stato rifatto tutto il driver delle stampanti, che ora sono estese a 3 modelli di stampanti diverse, che sono quelle che vedete nella foto. E passando in modalità grafica è stato supportato anche alfabeti diversi, tra cui l'alfabeto greco e l'alfabeto cirillico. Probabilmente ora quasi che qualcuno di voi abbia avuto modo anche di occuparsi di testate in altre lingue. Il limite di prima era che si stampava solamente in inglese o comunque nelle lingue con l'alfabeto uguale al nostro. Lingue che usano alfabeti differenti non erano supportate nella stampa. In questo modo invece abbiamo esteso la gamma degli alfabeti anche sul cartellino. In più è possibile includere un logo. Nella foto c'è il logo Sampi, però può essere customizzato mettendo il logo del cliente o comunque della compagnia. E ci sono più tipi di font. Per esempio il nome del prodotto è messo con un font più grande, è possibile riconoscere, poi vedremo più avanti degli esempi, comunque il grassetto, il corsivo, degli elementi di grafica, come ad esempio in fondo c'è l'avviso sugli errori durante l'erogazione, che c'è anche un'icona. In questo modo si è data importanza, oltre a renderlo più gradevole esteticamente, però la cosa importante è il supporto degli alfabeti e subito il colpo d'occhio sulle figure più importanti. Qua si vedono meglio alcuni esempi delle nuove stampe. Lavorare in modalità grafica, tra l'altro, il primo dei cartellini che vedete, quello più a sinistra, è una funzione interessante, che è la possibilità di effettuare la stampa della schermata. Cioè, questo ad esempio, se per qualche motivo dovessero esserci degli errori strani, anziché descriverli a voce, quello che si può fare è fare uno screenshot di quello che c'è sul video, memorizzarlo e, volendo, anche stamparlo. Ad esempio penso a una richiesta di assistenza su un errore strano che non si riesce a spiegare, una situazione. In questo modo è possibile rendere un po' più semplice anche la diagnostica e gli eventuali problemi. C'è la parte che si vede anche qua dove c'è scritto Inventory e il cartellino del piano di carico, per intenderci. Anche questo è stato fatto in modalità grafica, dove il carico di ogni scomparto è ricreato con questa specie di livelli. E le stampanti, tornando un attimo indietro, perché almeno le avete viste, però lì giusto per ricordarlo, che si supportate attualmente dal programma sono 3. C'è la Epson, la 295, che è quella a 35 colonne, la stampante 590 ad 80 colonne e un modello nuovo che è una stampante a rullo continuo termica della Cognitive, che è molto utilizzata soprattutto all'estero in certi paesi, però è comunque parte del programma standard, quindi volendo può essere utilizzata su tutte le versioni del programma. Per la parte di configurazione, chiaramente merita poi un corso dedicato al parametri e come sono strutturati. Però per darvi un'idea, si agito in due modi. La prima è il pre-setup. Il pre-setup è una procedura guidata che è fatta a passi. In pratica ci sono 6 passi con la scelta, diciamo, a opzioni. Ad esempio un passo è il numero di misuratori, 1 o 2. Secondo passo il numero di prodotti e così via. E in 6 passi quello che si ottiene è di riuscire a configurare il 70% circa dei parametri. Questo perché la maggior parte delle volte il valore di default può essere o ricavato in base a poche altre informazioni, oppure già quello che si indica solitamente va bene così. Quindi tramite queste 6 scelte, diciamo così, guidate, è possibile preconfigurare la maggior parte dei parametri della testata. Per quanto riguarda invece tutti gli altri parametri, come ad esempio quelli di taratura del contatore e altri, alla fine si riducono in 35 parametri chiave. È disponibile una versione breve della lista parametri, cioè anziché scorrere dove scorrere in tutti i 700 parametri della testata, c'è un nuovo menu che fa vedere solamente i parametri chiave. È una lista breve. Ovviamente resta ancora la possibilità di vedere tutta l'intera gamma dei parametri.
La cosa nuova è che la lista completa non è più statica, ma è come se fosse intelligente, cioè in base al valore di altri parametri nasconde i parametri che non hanno più significato. Ad esempio, se disattivo la stampante, non ha senso vedere i 40 parametri legati al cartellino. Quindi, disabilitando la stampante, tutti gli altri parametri relativi al cartellino vengono nascosti. In questo modo anche scorrere la lista completa diventa molto più semplice e funzionale e veloce. L'inventario probabilmente conoscete come la funzione, perché è la stessa che presenta che nel programma Gravità, quindi quelli di voi che conoscono il programma Gravità della T550 non troveranno niente di particolarmente nuovo, ma tranne la parte di come è gestita a livello grafico. Comunque, nell'inventario è possibile gestire fino a 6 scomparti. Ogni scomparto può essere definito con un nome, con una quantità massima, il tipo di eventuali soglie di avviso di sicurezza, antitrabocco. È possibile gestire l'apertura delle valvole di fondo, calcolare la quantità che rimane su ogni scomparto alla fine di ogni erogazione e così via. Una delle funzioni interessanti è anche la possibilità di spostare prodotto tra uno scomparto e l'altro. In alcuni casi ci sono autobotti che gestiscono questa possibilità, cioè di selezionare uno scomparto, diciamo così, sorgente e uno scomparto di destinazione per fare uno spostamento interno di prodotto. Ad esempio, in alcuni casi lo usano per additivare manualmente un certo prodotto, spostano benzina ad esempio da uno scomparto pieno a uno scomparto vuoto e poi mettono l'additivo nello scomparto che prima era vuoto, che è stato riempito magari spostando 1000 litri di benzina. In questi casi c'è una funzione che viene indicata come ricircolo prodotto. L'erogazione chiaramente è memorizzata indicando che si tratta di uno spostamento interno, quindi non di un'erogazione verso il cliente, e quindi viene conteggiata e può essere visualizzata a parte. Il conteggio da spento è un'altra delle funzioni che non è veramente nuova, è stata però migliorata. L'autonomia del conteggio da spento col pacco batteria è stata estesa adesso fino a 50 giorni. Questo perché abbiamo potuto, riprogettando le schede, attivare delle modalità a bassissimo consumo. Nell'esempio qua è indicato tra parentesi per dare un'idea che alla fine tutto il circuito di controllo del misuratore richiede solamente il 5% del consumo tipico di un LED. E grazie a questo è possibile estendere il controllo fino a 50 giorni. In caso di anomalie, cioè trafilamenti anomali durante lo spegnimento della testata, ci sono avvisi su display, memorizzazione negli eventi e anche la possibilità di aggiungere un avviso nel primo cartellino stampato. Cioè, volendo, è possibile dare risalto a questa anomalia includendolo nel primo cartellino che viene stampato dopo la riaccensione. Questa è una cosa opzionale che può essere anche attivata. Non avete qui sulle parti viste, possiamo vedere anche alcune funzioni nuove che sono state incluse. Sono funzioni pensate principalmente per i centri di assistenza o comunque i costruttori, cioè una serie di figure che chiaramente non sono né la SAMPI né l'utilizzatore finale, ma sono poi le figure chiave che stanno che determinano poi anche l'adattamento del sistema nelle varie applicazioni. La prima di queste funzioni è la customizzazione avanzata, che include non solo chiaramente parametri e altre cose, che quello fa parte della normalità, ma anche la possibilità di customizzare i loghi sia nella schermata dell'avvio sia nel cartellino. Questa customizzazione non può essere cancellata dall'operatore e viene mantenuta anche in caso di factory reset, tranne, diciamo così, o per forzature che vengono fatte solamente tramite un programma speciale che avranno solamente i centri di assistenza o i costruttori. Però l'operatore o il manutentore che agisce solamente sulla scheda e sul sistema
sistema non potrà cancellare queste customizzazioni. Includono quindi i loghi, sia stampati che visualizzati, i codici di accesso, che ad oggi di default erano tutti due per accedere in taratura, i famosi 6-2 della T550, che però diciamo, ormai sono anche risaputi. È possibile customizzarli, ma non come succedeva fino ad oggi, cioè andando, cambiandolo, però restava la possibilità in caso di smarrimento di poterlo cambiare. In realtà la nuova customizzazione va ad agire direttamente su una memoria che non può essere cancellata e quindi in realtà è permanente. E ovviamente anche una lingua extra. La lingua, anche in questo caso, non viene persa con i factory reset, ma resta. Questo è un altro punto chiave perché ad oggi la lingua di default era l'inglese, per cui in Italia ad ogni factory reset veniva persa la lingua e in certi casi rappresenta un problema perché uno è preparato e ha dietro il computer con il FET per poter ricaricarlo, altrimenti l'autista deve andare via con la testata in inglese. E questo in tanti casi ha rappresentato un problema. Sono stati aggiunti 3 avvisi programmabili per poter pianificare interventi di manutenzione. L'idea fondamentalmente è quella utilizzata anche nelle centraline delle automobili, in cui vengono agganciati determinati avvisi al numero di chilometri. Con la testata è possibile fare una cosa simile legandola o all'attività del misuratore, ad esempio al numero di litri del totalizzatore, oppure a un certo numero di giorni di lavoro della testata stessa. In caso in cui questo timer scattasse, l'effetto è che viene, come nella foto, viene visualizzato un avviso al video. Non si tratta di un errore bloccante, cioè l'operatore, l'autista può semplicemente premere un pulsante all'accensione, un enter, un clear, qualunque tasto, può cancellare questo messaggio e andare a lavorare. Chiaramente ad ogni accensione il messaggio viene riproposto, questo fino a quando la macchina torna al centro assistenza e il centro assistenza resetta il contatore. Abbiamo aggiunto anche un secondo database proprio per la diagnostica e per tracciare l'attività della testata. Non è il log degli eventi, è una cosa diversa. È un database criptato, un database interno, che non può essere visualizzato sul pannello della testata, ma può essere scaricato solamente con un programma specifico. La profondità di questo database è di 10.000 eventi, circa 2 anni con un lavoro tipico, includendo errori, includendo settaggi, circa 2 anni. Il database è permanente, non può essere in alcun modo cancellato, permette una diagnostica avanzata perché includerà anche il cambiamento di schede, gli aggiornamenti del software, tutta una serie di caratteristiche e di eventi che non sono legati alle erogazioni o agli errori, ma proprio alle attività di manutenzione sulla testata. Diceva all'inizio che le schede hanno memorizzato un numero di serie. In questo modo la testata registra su questo database criptato tutti i numeri di serie delle schede installate, quindi è possibile ricostruire la storia, capire se è stata cambiata una scheda, in che momento, in che data, per aiutare a risolvere un problema e tenere traccia della situazione. L'ultima delle funzioni speciali è quella che si diceva, la possibilità di clonare il display. Clonare non solo su un secondo LKI, ma anche su un dispositivo mobile, come ad esempio un tablet, oppure su un PC dell'ufficio. Utilizzando un adattatore con una SIM, ovviamente un accessorio da mettere di fianco alla testata, è possibile creare un collegamento remoto allo schermo, all'LKI stesso. In questo modo è possibile, ad esempio, da una parte, volendo controllare le attività dell'operatore, vedere cosa sta facendo, vedere quanto sta erogando, tutte queste cose, e nello stesso tempo anche effettuare una diagnostica iniziale da remoto. I controlli che normalmente non potrebbe fare per telefono, spiegando all'autista dove andare, cosa premere, potrebbe farli direttamente dall'ufficio, perché oltre a visualizzare il contenuto del display, può anche da remoto
inviare il comando di pressione di certi tasti, quindi fondamentalmente navigare nei menu della testata dall'ufficio. Questo non vuol dire che non è più necessario l'intervento, perché se c'è un ricambio da dover installare, l'operatore dovrà sempre poi portare il mezzo al centro assistito, ci sarà un intervento, però in tanti casi per una configurazione semplice o anche per controllare alcuni parametri si potrà fare, anziché spiegando per telefono e facendosi raccontare le cose, farlo direttamente dall'ufficio. Ok, questa slide è giusto un riepilogo delle funzionalità. Più o meno è stato detto, credo, tutto. Forse l'unica cosa che non è stata ancora detta per quanto riguarda i prodotti è che il limite è 2 misuratori, 6 prodotti in tutto. I prodotti però non sono più vincolati come nella track 2, cioè non è che 6 prodotti significa 3 più 3, i 6 prodotti potranno essere associati liberamente, quindi volendo potrebbe essere 5 prodotti per il primo misuratore, un prodotto per il secondo misuratore, 4 più 2, c'è libertà completa. E per ogni prodotto, volendo, è possibile indicare delle varianti per il nome commerciale, ovvero, senza complicarla troppo, il prodotto ha un nome, benzina, e avrà il suo totalizzatore. Volendo è possibile indicare, abilitare anche una variante del nome, che rappresenta più una sorta di nome commerciale del prodotto, che non ha a che fare col totalizzatore, ma è soltanto un nome da stampare nel cartellino. Questo è un secondo menu di scelta che può essere abilitato oppure no. In alcuni casi è usato perché, a seconda del tipo di erogazione, viene dato lo stesso prodotto con nomi differenti. Il programma è disponibile in 4 versioni. Le versioni si differenziano in base chiaramente alla funzionalità ed è strutturato in versione crescente, ad eccezione chiaramente del programma GPL, che è ritagliato in maniera specifica al tipo di prodotto, perché include ad esempio tutte le tabelle di configurazione del GPL che sono diverse dagli altri programmi. Quindi, a disposizione del GPL, i programmi, diciamo così, applicazione carburante e benzina gasolio, saranno su 3 livelli. Il primo, che è quello iniziale, quello più base, è il programma Gold, indicato come Gold. Nella tabella potete vedere un riepilogo, però il fondamentale c'è che gestisce un solo misuratore, tutti i prodotti, quindi è multiprodotto, gestisce la stampante e non gestisce la sonda di temperatura, quindi è il programma da usare se non avete bisogno della compensazione. Invece, per le applicazioni che gestiscono anche la compensazione oppure vogliono gestire 2 misuratori, la scelta è o la Gold più oppure la Platinum. La differenza è che la Platinum gestisce anche il piano di carico, quindi tutta la parte degli scomparti e quindi la gestione della scheda di I.O., tutta la parte che si è vista prima legata all'inventario, è nel programma Platinum. Quando ordinerete la testata, cosa riceverete? Anzitutto il materiale che si vede in questa foto, ovvero la testata, diciamo, senza gli accessori, quindi al di là di sonde di temperatura, un oggetto a sé, include chiaramente il box principale, il display, il cavo di alimentazione, che quindi non è opzionale ma è sempre fornito, il cavo dell'LKI, che anche in questo caso è sempre fornito, una guida breve di 16 pagine stampata che racchiude le raccomandazioni principali per il cablaggio e riassume i passi da fare per le operazioni principali, quindi erogare o calibrare il misuratore, più una guida multimediale su una chiavina USB. La guida multimediale include ovviamente una parte descrittiva testuale, più foto e filmati. L'utilizzo dei filmati chiaramente è molto più immediato, perché anche le operazioni di manutenzione o di configurazione della testata sono molto più immediate utilizzando un video che non utilizzando una descrizione molto lunga. Chiaramente anche il manuale multimediale permette di stampare degli allegati per portarseli dietro, ad esempio la lista dei parametri. Si può sia consultare al video, ma chiaramente anche stamparla a parte come allegato PDF. Il manuale viene fornito in una chiavina USB, però l'ultima versione aggiornata, sempre aggiornata, è disponibile all'indirizzo che vedete sotto.
Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare del Sampi Desk, probabilmente qualcuno no. A breve ci sarà anche un'altra presentazione dedicata al Sampi Desk. È un sistema in cui potete, registrandovi, accedere a tutta la documentazione tecnica dei prodotti Sampi, quindi manuali, brochure, datasheet, e anche accedere alle ultime versioni dei programmi, quindi scaricare le versioni di firmware delle varie schede, organizzate per prodotto e per tipologia di scheda, quindi la CPU, la GPU, eccetera. Se avete delle domande particolari o richieste di chiarimenti, potete mandare un'email all'indirizzo che vedete nella slide, info@sampidesk.com. E in ogni caso, se avete domande magari che vi sono venute in mente oggi, suggerisco di mandarla stasera, così almeno è ancora una cosa piuttosto fresca. Questo filmato è comunque, questo evento è comunque registrato, il filmato sarà pubblicato su un sito, per cui vi manderemo poi i riferimenti anche per poterlo rivedere o girarlo a persone che magari non sono collegate oggi ma che potrebbero essere interessate. Quindi daremo poi tutti i riferimenti. Io vi ringrazio per aver partecipato, spero che la presentazione sia stata interessante e chiara sui vari punti. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.